comincia da Baudelaire, il fil rouge che ci accompagnerà per tutta la mostra dedicata al simbolismo. Nascono qui le parole chiave dei simbolisti, parole che ricorrono nelle varie sezioni espositive, incubo e sogno. Demone e angelo. Morte e vita. Tenebra e luce. Male e bene. Dove raccontiamo l'evoluzione di questo grande momento dell'espressione artistica e del linguaggio pittorico, che entra però in fortissima relazione con le influenze che provengono da altre discipline, da altri linguaggi. Il rapporto con la poesia, il rapporto con la musica è importantissimo per capire qual era la temperatura proprio culturale e ideale che respiravano i pittori protagonisti di queste sale. E poi ci permette di focalizzare con grande attenzione l'estrema importanza che ha avuto l'Italia, il nostro paese, all'interno di questo movimento. Artisti forse ancora non considerati per il loro grande valore, penso a Previati, penso a Sartorio, in questa esposizione dimostrano la grande influenza che in realtà hanno saputo da un lato recepire, ma dall'altro restituire in questo grande dialogo europeo che appunto ha visto coinvolti tutti gli artisti della stagione del simbolismo. I fiori del male sono il punto di partenza di un momento culturale, il simbolismo, come ultima risposta alla frustrazione dell'uomo moderno. Si avvia il recupero delle immagini di quel paradiso perduto, identificato nei miti originari. Il tema del sogno, del delirio indotto dagli oppiacei, della follia che sembra unificare la cultura europea. Ne deriva il recupero della dimensione onirica, del mondo eroico della mitologia e di temi scabrosi come l'amore erotico, il peccato e la morte. Il simbolismo, arte in Europa, dalla Belle Époque alla Grande Guerra. Una mostra suggestiva e affascinante, lungo un percorso di opere straordinarie.